Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallozzo, nuovo episodio della nostra partita col Portopollo in Europa Universalis 4. Siamo finalmente in guerra con l'Inghilterra, Londra è già caduta, eccola qua. E quindi dedichiamoci alla conquista totale dei loro territori. Qua non c'è nessuno, quindi poche truppe, tech, noi siamo più forti. Andiamo a comandare. Ecco qui. Boom. Non sono proprio delle pippe gli inglesi in combattimento in realtà, ma noi siamo più forti. E soprattutto siamo di più, che è la cosa che conta maggiormente. Allora, io metterei qua le truppe. Poi trasporti via. Unisci tutto, questo è andato a fare Protect Trade a Zanzibar. E qua permettiamo agli alleati di usarci come ponte. Vediamo se arriva qualche francesino. Un po' di truppe le stanno reclutando, dovremmo stare allerta. Ok, è caduto un altro forte. Buono. Conflitto. Skypiea Little Garden. Sono ripresi Desmond. Dai, vai, ti prego. Please. Sei lì di fianco. Gioco, cerca di funzionare. Ah, che palle, vai. Adesso devo rimettere questo. Lower Niger, Benin. Che mi dice se che volendo posso metterli come stati? Ho ridotto quello lì, eh? Mi metterei la Sardegna. Per ora non mettiamo niente. Però l'idea è quella lì. Ok, perfetto. No, sapete cosa facciamo? Il colono lo mando qua, così convertiamo la cultura di questi. Da Dutch lo facciamo diventare qualcos'altro, cioè portoghese. Qualcos'altro, ovvero portoghese. Ci bloccano i porti. A te torna a fare gli assedi, per favore. Almeno qualcuno li fa. Poi qua ne ho 20.000, libera lì. Purtroppo di Little Garden l'ha finita. Tu libera qua. Così evitiamo di averne troppe. Prima che qui arrivino troppe navi. Perché qua stiamo subendo attrition? Cioè questo non conta come porto di casa, fammi capire. Ah, non ho marinai. Allora, cara Franza, devo aumentare la produzione di marinai, non pensavo sarebbe stato un problema, ma invece. Effettivamente dovrò tante navi, però, eh.
Serie da tutte le parti. Surflitto durante la guerra, proprio è una pacchia. Little Garden è quasi totalmente assediata, però sta cosa non mi piace. 28% lì. Qua buono, questi qua sono. Perché sei bandiera nera? Questi sono ancora tutti in guerra, non è che fanno paci separate, vero? Devo guardare ancora un po' di là, poi mi metto a guardare qui. Ok, bene. Non hanno poche truppe, eh. Ok, ho abbastanza soldi per fare il livello 2 di qualche posto. Questo assolutamente. Global settlement increase. Ok. Dai che scappano da quella parte. Porca, vedi di non guardare, prestigio delle conversioni che ci serve. Francia, hai voglia di passare, no, eh? Perché stai cercando di andare di lì, secondo me. Sto forte, se riusciamo a prenderlo ora, si ritrovano un po' di qua, un po' di là. Kent 42% non posso comprare i marinai, cioè devo fare dei porti. Ok, perfetto. Se riesco a beccare questi qua separati, mi facciamo davvero male. Ah, non rinforzano neppure. Adesso abbiamo molto più morale di noi, di loro, ma davvero tanto. Com'è successo? Boh, più morale. Bene. Innovativeness, quelli scendono un pochino, tolleranza della vera fede più bassa. No, l'innovativeness vince sempre. Finché non è a 100, è difficile scegliere qualcos'altro. Andiamo da quella parte.
sfondiamo anche lì. Allora, qua siamo qua. No, dove vai tu? Ok, qua vinciamo e perdiamo. Vabbè, 1-1. Poteva andare peggio. Ci stanno assediando anche qui comunque. Non vale che io ho 7 colonie e loro con 2 riescono a gestirla meglio. Cioè, non voglio guardare tutti i fronti possibili io. Quel manpower è sempre al massimo e sto andando in giro con un Doomstack inutile. Songhai esce dalla coalizione. Allora, qua vediamo di dividere un po' le truppe. Qua è quasi tutta fanteria la mia. Loro non più cannoni, ma il danno l'hanno subito. Continua a convertire. Attenzione, i miei trasporti. Questa è stata una brutta mossa. La loro flotta pensavo fosse qua. Brutta mossa. Allora, qua è tutto occupato. Vai a fare un po' di paura alla gente. È caduta la capitale. Valla a riprendere. Punto, visto che mancano i marinai, lo facciamo per davvero questo. Valencia, Swiss. Perfetto. Quello direi di no. Anche qua siamo a posto. Produzione. Dovrei avere ancora il morale delle armate. Cioè delle navi. Butta via questi per dopo. Il leader ha preso un tratto. Questi lasciano la coalizione. Magari sarà parecchio lunga ancora.
L'Inghilterra è completamente occupata. La Francia è riuscita ad arrivare in Svezia. Perfetto. Alla Svezia chiederemo di annullare l'alleanza con la Gran Bretagna. Forza Religion costa 700. Wow! Tutti i tuoi soldi perché... Perché sì. War Reparation così impari a stare dalla parte sbagliata. Ho cercato di convincerti, non hai voluto. Potremmo chiedere a te... Questo. È la cosa abbastanza buona. Bisogna stare attenti che hanno le truppe loro lì però. Di là. La Scozia occupata. Poi deve cadere questo, poi Lungo. Ehi, bravo, sei bloccato. Ok, sono senza manpower, secondo me ormai questi, eh. Qua ci mancano un po' di marinai, ma siamo a posto. Tech. Cavolo, non c'è qualcuno sempre che ce la fotte di pochissimo. Gennaio dell'anno scorso. Cioè di poco non mi è uscito, guardate. Siamo comunque troppo avanti. La stabilità come messa? Prossimo gruppo di idee, davvero, quando è? 18. 18 fra un secolo. Beh, spero meno di un secolo, ma dovrei aver reso l'idea. Cioè, Gran Bretagna continentale dovresti essere full occupata fra un po', quindi quello che succede qui dovrebbe importare leggermente meno. No, tu fai i tuoi assedi pian pianino che li stai portando a termine. 30 giorni sligo, comunque è illegale sta cosa. Cioè, è troppo forte questa cosa qua. Quanto manpower c'hai? Ancora 28.000, 33.000 uomini. Prova a fare sta wipe. Napoli lascia la coalizione. Andiamo su Desmond. E l'Inghilterra l'abbiamo completamente annichilita. Allora, no, migliora le relazioni con tutti, che sarà una cosa molto utile fra non molto.
Dai, che fra un po' cade Stoccolma e possiamo fare quella pace là. Perfetto. Vai direttamente lì e non rompermi più le balle. Ok, vediamoci la fine della flotta inglese. Forse dovrei andare anche in Islanda. E pian pianino gliele sto tirando giù tutte. Mi piacerebbe anche catturargliele. Vai, Desmond. Cioè, io lo faccio. Cioè, non, davvero non ha senso. Non ha senso non buttare giù. Non sfondare il muro. Costa talmente poco che. Sarebbe un errore non farlo. Mi spiace aver perso 20 trasporti così. Pensavo che la loro flotta fosse qua, perché ho visto quella piccolina. Benin, Desmond. Benin, qualcuno si sta andando, mi pare. Dovrei avere qua. Bravissimo. Ora vanno per forza di cose in Islanda questi. Ok, direi che la guerra è andata più che bene. Cerchiamo di intercettare questi. The Isla Federation. Ok, non sono più in guerra con. Perché non posso prendere questo? No. Guarda quante truppe hanno qui. Call for peace. Ne ho catturata ancora nessuna. Chissà dove vanno adesso. Ok, anche questa è finita. Vai lì, vai qui. Caspita. Dai, già la California è piccolina, vattene via. Vorrei capire se l'Inghilterra è completamente occupata, qualcosa succede. Ah no, guardate che sono lì. They are here. Mandiamo qualcuno a sbarcare a Reykjavik. Manca tanto, eh. Se riusciamo a far pace con questi, a darmi i soldi. Tutto quello che ti ho chiesto è pochi soldi. Anche qua. Una colonia facente. Via. Che Portuguese? 94%, 99% questi. Ci pigliamo pure questo per il border gore. Ci sono un po' di cose che valgono zero in realtà. Quell'isoletta però è troppo fuori dal mondo. Queste sono colonie ancora. Anche
no, certo, perché non ha la Colonial Nation. Siete pronti, ragazzi? Io non so cosa accadrà. Entrerà in coalizione la Toscana, l'Austria, ma chi se ne frega. Aspettiamo un giorno, ci pigliamo anche Desmond. Mi serve la testa di ponte in Inghilterra. Più che altro per fare i claim. A questo punto la prendo a Desmond. Più senso qua per fare claim un po' dappertutto. Se ne frega se non c'è il forte. Tanto i forti per me sono nulla. Beh, direi che abbiamo fatto un bel repulisti. Giusto? Sì, pigliamo solo questo e l'isola degli uomini. Così in Europa sono meno incazzati. È passato già qualche giorno perché ero a velocità alta. Bene. Il Nord America direi che è stato ripulito. Segnò. Ora io credo di avere dei piccoli problemi di overestensione. Water 7 si sente overpower perché ha conquistato mezzo mondo. Io ti ripago subito il tuo debito. E ti placco. Due volte, così non mi rompi e stai zitto. E io sono overesteso del 75%, che è tutta la zona canadese. Possiamo creare una nuova colonia in santa pace. Ora il nome di Water 7 andrà via. Qua dobbiamo mandare qualcuno a curare questo. Io non posso entrare a casa mia, non si sa. Tu puoi? Tu puoi. Lui qui non può. O semplicemente la freccia è baccata. Vabbè, fa niente. Vai a Manhattan. Qua dove facciamo i core? Nelle zone che costano di meno. Core. 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 1, 2, 3, 4, 5. E che si arrangino. Perfetto. Parcheggio perfetto. Allora, voi venite subito qua. Abbiamo proprio menato forti gli inglesi. E non contenti potremmo anche cercare di insultarli. No, perché non abbiamo prestigio. Questi li riportiamo a casa. No, 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 no. Usa la flotta che c'è qua. Mettici 7 volte. Ma voglio solo trasporti atlantici. Tu rimani qui fermo. E anche te non ti sposti. E anche te non ti sposti. Perfetto. Ok, allora con tutto lo spinetro che ho qui, adesso andiamo a fare un po' di claim dove conviene. 30 di dev, dove è nato Global Trade, il... altro che Global Trade, il coso. Ok, adesso stiamo qua e facciamo claim da tutte le parti, non mi interessa. Ok, nel frattempo qua potremmo fare... Io ho paura di guardare questa mappa. Oddio. Beh, la Francia, ma c'è un po' lì, ma non sono neanche tante, sono un po' in Italia. Sono un po' in Italia. E con l'Inghilterra che non può entrare in coalizione, secondo me non ci entra nessuno, perché c'ha la tregua l'Inghilterra. Allora, improve.
questa è la coalizione di... Ah no, è la tregua. Infatti la gente sta lasciando la coalizione. Altro che unirsi. Proviamoci con la Toscana. Uno di mercantilismo e meno potere a Timbuktu per 10 anni. A tal proposito, secondo me ora è il momento buono per fare questa, che tanto dura 20 anni. Quindi avremo più soldi. Aumentiamo il prezzo degli schiavi, oltretutto. Conversione. E abbiamo completato la missione. Tre company. Voi direte, non serve a niente, lo so. Però il prestigio manca in sta partita, visto che continuo a uccidere la gente. E questo è un modo per ottenere prestigio. 13 mesi. Adesso ovviamente tu sarai in crisi totale perché devi fare 600 core. Ma a me non interessa. Così impari a fare la spavalda. Però ti potrei aiutare. A gestire i ribelli. Diciamo che aiuto sia te che me a gestire questa cosa che ho provocato entrambi. Ok. Vuoi uccidere quelli e poi metti di qua. Te come fai avere sempre problemi in Malta? Quando è che finisce la tregua con te? Nel 91, fra 3 anni, riattacchiamo Aragona. Che sei... Ancora 3 guerre per far fuori Aragona. Quanto cacchio avete debbato, ragazzi? Ok, riporta a casa un altro ciccinino. Qua dobbiamo fare il core. E anche qua dobbiamo fare il core. Ora tu mi vuoi bene, anche se vuoi i miei territori. Però io ho finito in questo momento... Unify Culture. Perché non ho tutte le zone iberiche, scusate? Se non ditemi che conta anche quelle coloniali, perché... Ah no, certo. Certo. Manca Aragona. Ops. Non ne ho guadagnata nessuna. Potremmo iniziare a fare queste strutture qui. Quella dei Sailors. Qual è? Che quelli ci mancano. Ok, dai, è stata una leggera conquista coloniale. Adesso ovviamente saranno in crisi nera questi. Diamogli una mano. Devono farsi un po' di core. Speriamo abbiano un advisor decente.
Ok. Gli ottomani dichiarano guerra di là. Ciao, ci possiamo salutare qua. Ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo vi sia piaciuto. Una guerra in Inghilterra per ora, diciamo, piccola. Cioè, in Europa piccola. Ma perché non è ancora l'età per fare questo tipo di guerre, secondo me. Ecco, voi andate in Cornovaglia. Così il tragitto dura di meno. Nella prossima sicuramente finiamo di papparci sta parte. Abbiamo anche eliminato totalmente le colonie olandesi, da quello che vedo. Sì, probabilmente aver ritolto anche l'alleanza non è stata una cattivissima idea. Loro hanno dei territori qua. Ma non so neanche se ci hanno fatto il core. Quindi vedremo di risolvere la cosa in futuro anche lì. Intanto noi ci siamo presi davvero un botto di dev. Siamo 1000 sopra al secondo, almeno in questa classifica qua. Cioè no, in realtà è proprio così. Dev personale dell'ottomano è superiore al nostro. Ma noi abbiamo altri 2000 di dev delle nostre colonie, che quindi entrano nel pacchetto. Entrano nel pacchetto. Qua siamo giusto al limite. Sembra che quasi che stia giocando bene. Serve domande? No. E quelli mi sembrerebbe davvero una follia. Sì, vedete che sono un po' in crisi proprio nelle zone coloniali. Facciamo un attimo un check e poi ci salutiamo sui soldi. Water 7 guadagna 14, dai. Ora non stai facendo colonie però, eh. Pensavo peggio. Non è neanche il debito. Voi ce l'avete? Voi sì. Little Garden al debito perché ha subito la guerra ma non Skypiea. Ve l'ho appena ripagato oltretutto. Eh? Anche loro hanno 1000 di debito. Potrei fargli fare Start War Colonies. Amazon Lily così tanto? Iniziano ad essere grandi le colonie qua sotto. Hanno ancora un sacco di zone da colonizzare. Sono tutte e tre self-governing, queste tre. Questa qua invece sarà una crown ed è la prossima guerra che facciamo. Credo che questa qua sarà una, boh, è talmente piccola la California. Questa qua sarà una self-governing sicuro, così accelera e non si fa rubare le cose da loro. E non so se farla Crownland, onestamente, penso di sì. Comunque ora abbiamo il controllo anche lì, quindi più roba dovrebbe uscire da qua. Ducati da qua, pazzesco. Iniziamo a spostarne davvero tanti. 36, 29, 17, 2, 9. Adesso penso che attaccherò Vajanegar prima di qua, prima questo, e facciamo un'altra guerra sui nativi, tanto sono usciti dalla coalizione. Poi in Africa potremmo fare una piccola guerrettina tipo a Kilwa e a Mombosa. Pate, cosa sei? Un alleato di qualcuno. Perché avere anche Madagascar sarebbe da conquistare. Non è una cattiva idea, anzi. Però, prima che sia troppo tardi, queste qua sono tech 15. Ok, mi manca ancora un'istituzione, come manca agli ottomani. Però la stanno portando a Vajanagar. E a livello di tech si sono fatti praticamente pari agli altri, caspita. Non sarà una guerra semplice.
Anche perché il global trade gli arriva pure da loro, quindi è un momento in cui non hanno una distanza. Però è il momento di fare delle guerre anche qui e qui. Sviluppiamo l'assolutismo e poi iniziamo a minare solo in Europa quando abbiamo tutta questa parte questa e facciamo le missioni per arrivare ad avere il trade qua. Dovrei prendere anche Hormuz e c'è una missione. Questa, che ci dà disciplina fino alla fine della partita, ma sui reggimenti di marinai che ci mancano. Anche se il massimo è quello, ma ne consumiamo troppo con queste navi che abbiamo in giro. E però devo avere tutto Muscat. E già devo conquistare una bella parte degli ottomani. Sarebbe il caso di farli fuori del tutto. Comunque, dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio. Adesso, appena tu sei positivo, ammazziamo questo, quindi l'imperatore consorte. Ah! Ma è una reggenza. Non è male. L'imperatrice consorte, io farei extend, extend, e poi ammazziamo questo. Non si può. Potremmo estenderla. Potremmo cercare di estenderla perché questo qua comunque non è male, eh? 12, anche distribuito meglio di come era l'imperatore. E qua c'è lui. In tempi di pace. Potrebbe aver senso. Dai, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.